Riflettendo sulle emozioni, sulle sensazioni che provo in questo periodo, forse l'emozione che provo di più è una forte incertezza. Incertezza per quanto riguarda il presente, perché appunto non si sa quanto questa situazione andrà avanti, e anche per quanto riguarda il futuro, perché non si può determinare con certezza quanto durerà. E questo ha influito molto anche su quelli che erano i miei sogni, quelli che sono ancora i miei sogni, di trovare un lavoro o uno stage, in primavera, e questa è una cosa che al momento non potrò fare, ma dovrà essere rimandata. Un'altra emozione che provo è quella della nostalgia verso la mia famiglia, perché appunto studiando all'estero purtroppo non posso essere vicina. Però una sensazione, un'emozione che invece non provo per niente è la solitudine, perché grazie a FaceTime o grazie al telefono, in particolare riesco a tenermi in contatto con tutti i miei amici, sia qui in Inghilterra che in Italia, e in particolare con la mia famiglia. Quindi la solitudine è un'emozione che di certo non mi appartiene, e cerco di mantenere sempre un atteggiamento positivo e propositivo per quanto riguarda questa situazione, e di passare le mie giornate al meglio e di impiegarle al meglio, soprattutto concentrandomi nello studio in questo periodo.